Signori, esiste una regola non scritta per quanto riguarda The Sims. Infatti anche molti di voi l'hanno scritto, anzi ci tenevo anche a ringraziarvi per il caloroso benvenuto che mi avete dato per quanto riguarda il ritornare a fare video, perché dopo il The Ring avrei preferito ritirarmi in un monastero di clausura a vita, ma non siamo qui per parlare di Elden Ring, siamo qui per parlare della nuova serie scazzo estiva. Scazzo vuol dire che se mi rompo le palle posso smetterla anche dopo 10 secondi che abbiamo iniziato a registrarla, ma così non sarà, perché su The Sims, soprattutto con queste mod, ci si diverte. Ovviamente ti crei degli obiettivi. Il giocare The Sims un po' alla cazzo, come giocano tutti, con i trucchi che ti fai subito la casa fica fin dall'inizio, secondo me non, dopo un po' ti annoi, cioè dopo 2 orette ti sei già rotto il cazzo, quindi non giocheremo con i trucchi, non giocheremo con pacchetti nuovi se non quello dei cani e quello delle stagioni, che sono i primi usciti, quindi ci saranno le stagioni, e con Andreina Tossichella, perché l'ho chiamata così, la prenderemo, le faremo avere tutte le dipendenze del mondo, quindi dovrà anche lottare con i soldi che escono, che entrano, e le faremo fare l'influencer. Influencer che comunque mi sembra che sia lavoro abbastanza dinamico, le proviamo a farle fare l'influencer e vedere se riusciamo a farla diventare la nuova Chiara Ferragni. Ovviamente con tutti i crismi del caso. Io ho già fatto il personaggio, aspetta. Cioè, tac. Ho già fatto il personaggio, ho già comprato casa vuota, quindi dovremmo arredarla. Questo primo episodio ci dedicheremo al Tossichella, infatti vedi, famiglia Tossichella. Qui, via. Lavora a maglia per tutta la famiglia, no? Non mi interessa. Allora, è primavera. Io ho scelto la primavera. Però sta nevicando. Non so perché stia nevicando. Vabbè. Nevica. Io ho comprato questo lotto qui, che è uno dei più, cioè quello proprio iniziale che ti danno nella prima mappa, vuoto. E non l'avevo ancora visto in realtà. Minchia, questo qua dovrebbe essere il bagno. Non ci sta niente qui. Comunque, questa è Andreina, mi faccio vedere Andreina, ovviamente con i capelli bianco ghiaccio. Andreina, ovviamente, tra l'altro vestita come in Project Zomboid, l'ho scelta apposta, tranne la gonna e le calze, l'ho scelta apposta l'outfit, sembra Andreina di Project Zomboid. Ovviamente con i capelli come l'automa di Bloodborne, più vicini possibile all'automa di Bloodborne e un bel bocconcino, oserei dire, ma io direi di iniziare con l'arredare. Allora, abbiamo pochissimi soldi. Come faccio a fumare, a drogarmi? Qua c'è bisogno di sfondare il lunario qua. Allora, iniziamo dal bagno. Madonna mia. Ovviamente lo prendiamo, compriamo robe economiche. Il Patrizio. Vabbè, il lavandino chi se ne frega in realtà. Va bene questo. Aspetta, non mi piace qui. Adesso ci metterò 3 ore ad arredare. No. No. Comunque l'ho detto già su Instagram, sto vivendo un po' il mio female arc, perché in questo periodo sto giocando solo giochi considerati per donne, che poi in realtà non è vero, ognuno gioca quel cazzo che vuole, però sto rigiocando a Stardew Valley, The Sims. Ho ripreso a giocare un gioco di chef incredibili, un gioco di cucina incredibili. Sì, sto vivendo il mio momento femminile al massimo della potenza. Infatti adesso mi sa che mi metto a piangere e non vi dirò il motivo. Scherzo, ovviamente, eh. Scherzo, allora. L'ambasciatore, sì, allora compriamo tutta roba econo, anche se comunque la roba economica fa un po' caccare all'inizio, allora. Madonna mia, che bagno orribile. E qua dovremmo mettere il box door. Aspetta, facciamo così. E poi mettiamo la cabina doccia. Questa qua. Ok. Madonna mia, claustro però sto bagno. Ok, qualche decorazioncina. Tipo. Ah, è vero! Ah, c'ho la mod. Allora, la mod del sesso ovviamente non posso farvela vedere perché è talmente realistico, ragazzi, che prenderemo una denuncia per direttissima. Però la mod del sesso, che è diversa da quella della droga, aggiunge anche meccaniche come le mestruazioni. E per un personaggio donna, secondo me ci sta, perché ovviamente
comporta anche tutti i malus del caso delle mestruazioni, come appunto essere irritabili, avere fame, avere sbalzi d'umore, piangere, come ho detto prima, piangere e non spiegare perché, però vabbè, in questo gioco mi dà la possibilità di provare le mestruazioni. Allora, cartigenica. Quindi dovremmo comprare pure gli assorbenti. Aspetta. Minchia, è minuscolo sto bagno. Qua. E assolutamente. Asciugamanino. Lo mettiamo qui. E l'accappatoino, che lo mettiamo. Mentre lo facciamo. Bianco, bianco, Andreina, bianco. Che non me lo fa mettere qui? Perché non c'è il muro? Aspetta. Ecco. Vai. Ma sì, anche il raccoglitore di asciugamani, vai. Qua. A posto. Meno male che non devo spendere soldi, li sto spendendo in minchiate. Allora, qui ci sarà sala da pranzo slash salotto, cucina. Cucina a vista, cucina a vista. Comunque, volendo, noi potremmo anche comprare un cane. Possiamo mandarli al lavoro, se non sbaglio. Possiamo trovare tipo lavori per cani. Però comunque un influencer fa cose, sempre comodo un cane. Allora, parte la cucina che è schifo blu, la facciamo beige. O grigia. O bianca. Beige. Dai, beige ci sta. Beige ci sta. Allora. Facciamo due banconi, il piano cottura, non c'è più beige, no, piano cottura, allarmino, perché sennò finisce com'è. Aspetta che la finestra la sposto, ok, poi, un po' più giù, K, Ale. Poi direi. Allora, facciamo un altro bancone. Era questo. Sì. E frigo. Mi sto già finendo i soldi, vero? Ok, cucina costruita, perfetta, perfetta. Direi che basta così. La lavastoviglie secondo me costa un po' troppo adesso. Magari ci mettiamo. Dai, ah no, è vero, il lavello, ma che cazzo faccio? Il lavello. Qua. A posto, la lavastoviglie per ora direi che è un po' troppo. Va bene così. Ah, il cestino. Ok, fatta la cucina, direi di fare il sala da pranzo slash soggiorno. Allora, eccola qua. Un tavolino, il tavolo più scrauso che c'è. Questo? Abbiamo questo di vetro. Lo piazziamo. Guarda, me lo piazzo qua. Così. Non so se sono bravo come interior designer, poi mi saprete dire nei commenti. Questa sedia qua fa cagare, qua è la meno costosa. Prendiamo questa, dai. Bianca. Ah, non me lo fa mettere lì, perché? Vediamo. Forse troppo vicino al. Non so perché. Forse perché. Allora proviamo a girarlo. Facciamo così. Anche se mi fa cagare contro il muro il tavolo. Sembra tipo una roba da carcere. Vabbè, quattro posti. Anche se ne bastano due, secondo me, al momento. Facciamo così, guarda, vendi. E vendi. Tanto chi cazzo facciamo entrare per ora? Due posti, così almeno risparmiamo un po' di soldini. Ora, però il tavolo qui non mi piace. Giriamolo come avevo detto prima. Così magari. Ok. E salottino. Il salottino direi. Divano. Nero, assolutamente nero. Divani bianchi per cortesia. Voglio vederli.
Allora, là c'è l'entrata del bagno. Il divano lo facciamo qui con una. La poltrona posso aprire il divano, bene. Con una poltrona qui. Aspetta, così. Ok. E un tavolinetto qua. Aspetta, facciamo. Avviciniamo di un passo bianco però no. Nero. Tutto che fa pandan. E una televisione del cacchio. Non può. Posso usare. Minchia. Questa qua costa 3.500, ma è minuscola. Tubo catodico? Dai, tubo catodico. Per il momento. Aspetta. Ok. E direi. Vabbè, ma sì, ma sì. Ma sì, tutte queste decorazioni inutili. Ora ti metto là, ti metto una pianta qui. Molto minimal, molto da scapolo. Senti, sta poltrona mi dà fastidio perché non trovo mai un posto dove metterla. Via, va bene così. A posto. Fa cagare male. Ecco, quando mi trasferirò a casa mia sarà così con due robe, perché giustamente che cazzo devi mettere? Un tavolo inutile messo lì, il bagno minuscolo, uguale. Ora, camera da letto. Camera da letto è importante, anche perché da qualche parte qua dovrò mettere anche la scrivania col computer, che. Oppure le prendo l'iPad, che forse costa meno. Vabbè, camera da letto. Matrimoniale? Beh, sì. Beh, sì. Allora, facciamolo così. No, dell'Inter, che schifo. Grigio, dai. Questo qua è molto, molto spartano. Vai, bianchi che fanno pandan. E illuminazione, no, da muro. Le candele, belle le candele, mi piacciono. Metti le candele di qua e una lampada di qua. A posto. Armadio, giustamente, siamo o non siamo una donna, una cabina armadio gigante, un influencer, quindi. Questi dell'IKEA, che probabilmente sarò un grande fruitore di questi tipi di armadi. Ma che belli, minimal. Però, secondo me, non c'è bianco. Ok, questo qua secondo me è perfetto. A posto, poi. Dov'è che era? Dobbiamo andare un attimo sul bagno, esatto. Scatola di pad e tampone, quindi assorbente e tampone. Ah, è vero, po poco tempo fa, in un ambito strano, avevo avuto la necessità di andare a comprare degli assorbenti per qualcun altro, no? Sono dovuto correre in un posto. Che cazzo ne so io delle tipologie che ci sono. Ho comprato i primi che ho trovato, quelli di marca, quelli con le ali, e mi è stata detta questa frase qui che secondo me bisognerebbe farci una maglietta. Sei un cretino, chi cazzo usa gli assorbenti nel 2024? Non lo so, me lo saprete dire voi ragazze nei commenti. Vabbè, comunque a quanto pare gli assorbenti non si usano più, si usano i tamponi. Quindi io direi, questo qua costa 30, vabbè, costa tutto 30. Prendiamo sia tamponi che assorbenti. Deodorante. Ok, va bene, ci sta, il deodorantino per la fessa. Scritto pH basso, quindi va bene. E direi basta, c'è più niente. C'è più un cacchio. È vero, le sigarette, perché giustamente per comprarle bisogna comprarle da internet. Però se io metto là un bel posacerino qua, guarda, glielo metto qua. Via qua. Glielo metto proprio qua, dai, vicino al letto. Allora, queste sono le sigarette. Lamas, Old School, Lucky Strike, mi sa che queste sono le Marlboro. Vai, Lucky Strike, prendiamole.
due pacchettini di Lucky Strike, a posto. Bonghino, pillole anticoncezionali. Ma sì, blocco degli estrogeni, assolutamente no. Ah, la sigaretta elettronica, macchina del tabacco, eccola qua la macchina del tabacco, però minchia, costa un botto, vabbè, li compreremo da internet. Prendiamo le cartine, vabbè, le cartine che queste le compro da internet. Mattone di cocaina, 15.000, porco Giuda. Questa è la speed, l'estasi, ok. La sede dell'arrapamento, bene. Direi basta. Poi il bonghino lo vedremo, ma sì, compriamolo un bonghino, dai, ma sì, mettilo qua di fianco ai tamponi. Ora, per quanto riguarda l'elettronica, abbiamo, aspetta che c'ho i filtri ancora, ok, c'abbiamo l'iPad in realtà, perché il computer costa un botto, più scrivania e sedia. Allora, innanzitutto l'iPad lo compro. E lo mettiamo qui, compriamo tutto, compriamole tutto, affanculo, vai. Ora, se volessi fare scrivania e computer, vediamo quanto spendiamo. Al massimo lo vendiamo l'iPad. Dove cazzo è lo studio? Eccolo. Questa va bene, gliela metto qua, guarda, in mezzo al cazzo. Mi stanno dando i soldi in un modo incredibile. Beh. Dai, ci può stare, va benissimo. Poi ovviamente cercheremo anche di piantare la nostra ganja e magari venderla. Facciamo un giardinetto, un bel giardino qua dietro magari ci metto le piante. Questo ci metto le piante anche perché se scrivo vasi... No, casi ho scritto. Vasi. No, vasino per bambino, porco Giuda. Cerca. Attività e abilità, eccoli qua. Dobbiamo comprare questo. Quanto costa? 50, vai, ne compro due. Ma anche tre, vaffanculo. Ne compro tre. Poi dopo ci compriamo i semi dallo shop. E ci facciamo la nostra erba. Giardinaggio, a posto. E voilà. Voilà. Per iniziare ci sta, dai. Per iniziare va benissimo. Abbiamo pure il tablet, abbiamo. E va bene, ora dobbiamo assolutamente andare a lavoro. Ah, è vero, come obiettivo di vita gli ho messo possiedo una casa dal valore di 50.000. Io ce l'ho da 17.000 adesso. Minchia, sta merda, dai, vale 17.000 dollari, va bene. Va bene. Ok, vai qua, vai Andrei, su, a posto. No, Wicked Wims, no, niente, niente Wicked Wims. No, non voglio ste missioni, non voglio. Allora, carina Andreina, eh? Se non sbaglio, per trovare lavoro, come al solito, il giornale però, cioè, il PC, quindi carriera, cerca un lavoro, dai, su. Su. Vai. Poi magari fosse così facile. Allora, agente segreto no, astronauta no, atleta no, criminale no, cuoca no, donna d'affari no, freelance. Artista digitale, programmatrice, scrittrice no, giardiniera. Ah, questa qua è una carriera nuova per quanto riguarda The Sim Season. Guru, ecco, influencer di stili. Creatrice di tendenze, Steve, che creatrice di tendenze. Stiamo assumendo una recente imbrattatrice, però non c'è quella, non penso ci sia quella di Nami. Pittrice, scrittrice, babysitter, barista. Beh, influencer. Non c'è streamer, no, pensa che streamer era in un altro DLC che non ho. Però, cazzo, anche streamer. Allora, io la faccio iniziare come influencer, poi dopo se vogliamo fare streamer magari gli spendo quei 57 euro che costano i DLC di sto cazzo di gioco per provare a fare la Andreina streamerina tossica. Creatrice di tendenze. Guru tecnologica, non lo so, anche scrittrice non sarebbe male, tossica scrittrice.
Non lo so, cazzo, ci penso, facciamo che ci penso, nel frattempo la faccio ambientare. Allora, innanzitutto sigarette qua. Ok, poi iPad. Qua è l'iPad, sì. Droghe. A proposito di droghe. Ah, è vero, ci sono pure i siti porno con la Wicked, però io vorrei andare nel dark web. Vai. A comprare i semi. Vaporizzatori, no. Bong l'abbiamo già preso. Cartine, mettiamone una, due. Va bene. Semi di cannabis costano l'ira di Dio, porco Giuda, e un vaso a posto. 28 dollari, molto bene, possiamo mangiare. Possiamo mangiare, quindi io direi una cosa, ragazzi. Il tablet alla fine fa la stessa cosa che fa il PC. Io lo vendo. A posto. A posto. Sigarettina? Ma sì, vai. Ah, guarda come fuma, guarda come fuma. È proprio una donna di classe. C'è proprio quel fare fumantino incredibile. Posso farmi un selfino? La Wicked no. Foto. Fatti un selfie, vai. Facciamoci un selfie. Ma perché sta faccia, Andrei? Ale. Un altro. A posto. Oh, cinque foto, cioè, va, cinque foto. Questa foto qui. Imposta filtro. Perché non posso metterla su Instagram? Ah, devo collocarle. Per metterle su Instagram, devo collocarle nello scenario. Vabbè, mettiamola. Che tristezza. La propria foto sul. Allora, imposto un filtro. Seppia, scuro, freddo, chiaro, caldo, bianco. Non c'è il filtro Juno. Vignettatura, come faccio nelle miniature di YouTube. Carica su Instagram, vai. L'immagine è perfetta. I tuoi follower. Ha guadagnato 20 follower. In tutto ne ha 20, vai. Allora devo continuare a pushare sui follower. Altre scelte internet. Scrivi sentimenti curioso per esplora Simspedia, che sarebbe Wikipedia. Socializza. Trolla sui forum, no, è passato di moda. Social network, eccolo qua. Controlla il diario, vai. Ah, sono a disagio perché ho fumato. La prima sigaretta fa schifo a tutti, è vero. Allora, dai, prendiamola così. No, sono arrivati vicini, che due coglioni. Ah, però posso impostare uno spacciatore, aspetta. Prima di tutto, cerco un lavoro. Poi al massimo vediamo più avanti con l'evolversi della serie, vai. Assegnazione lavorativa. Andrea Tossicella deve rilanciarsi aspettando l'assegnazione. Ok, a posto. Andrea lavora come imbrattatrice. Ok, inizia alle 9 di mattina. Porco Giuda. Ma non è vero, gli influencer non fanno un cazzo. Non è vero che si alzano alle 9 di mattina. Sigaretta fatta. Ora abbiamo i VC. Ah, guarda chi c'è, Summer Holiday. Trevor, dai, Trevor ci sta bene secondo me. Come spacciatore. Ma c'è la neve, andate a casa, cretini. Ciao, ciao Travis. Perché disagio? Ciao, ha detto. Allora, droghe, compra la droga. Ah, introdurre. Probabilmente la traduzione in italiano che dà problemi perché polvere, pillole. Farmaci prescritti cos'è? Non ci credo, lo Xanax. Ma è il mio momento, questo è il mio momento, però costa un botto, Trevo. L'Adderall, per chi non lo sapesse, è una pillola che serve ad avere. È una pillola che ti prescrivono quando hai un deficit dell'attenzione, perché ti sveglia, però ovviamente come tutti i farmaci prescritti è una merda perché crea dipendenza. E se lo prendi senza avere un deficit dell'attenzione molto, praticamente lo usano gli universitari illegalmente, perché c'è bisogno sempre di prescrizione medica, esattamente come lo Xanax, che sarebbero gli psicofarmaci, gli ansiolitici, gli ipnotici. Però tra l'Adderall ti pompa. Lo Xanax. Minchia, lo Xanax è orribile. Cioè, nel senso, tutti almeno una volta nella vita hanno avuto magari anche più grandicello, è andato magari dallo psicologo, dallo psichiatra, dal medico, magari almeno una volta nella vita chi ha sofferto d'ansia. Lo Xanax gli è stato prescritto. A me ti dicono di non superare mai le
due settimane, perché le benzodiazepine sono devastanti per quanto riguarda la dipendenza. Però a livello fisico, comunque io ho comprato lo Xanax, mentre sto cercando di educare la situazione. Ovviamente, ragazzi, non mi sembra, cioè non devo dirlo, vero? Abbiamo fatto una serie dove eravamo una serial killer, Yandere Simulator, però ovviamente questa serie qui non vuole instillare il consumo di droghe. È un videogioco, visto che nei videogiochi, il videogioco è un ambiente sicuro, si può fare tutto senza far male a nessuno, neanche a se stessi. Se il gioco mi dà possibilità di farlo, io lo faccio. Ovviamente sono sempre contro le droghe. Nella mia vita ho provato solo cannabis e derivati, nonostante mi sia trovato molte volte davanti a cocaina e droghe magari anche più complesse, ma non ho mai fatto uso di certa merda e ovviamente non dovete farlo anche voi. Poi dopo, se siete maggiorenni, se siete adulti e volete fare quel cazzo che volete, sono cazzi vostri. Oh. Quindi, abbiamo comprato lo Xanax, che ci sta secondo me come droghina da far usare ad Andreina. Io direi che voi ve ne potete andare anche a casa, anche tu Summer Holiday, vattene. Trevor, che è il pusher, io me lo farei amico e chiacchiera. Chi della carriera, a parte quella da pusher. Andrea lavora come intrattenitore. Grande Travis. Racconta una pazzetta sui poliziotti, vai, sugli sbirri, vai. Facciamo un altro selfino? Ci facciamo un altro selfino. Non posso farmelo con lui? Amichevole. Hobby. Interessi. Intervista. Possiamo intervistarlo. Chi della qualità della droga? Chi andare via? Selfie, vai, selfino. Fatti un selfie, scatta una foto con... Dai, facciamoci una foto con Travis. Frispay, esatto. Ale, che siete due rincoglioniti. Ale, vai. Grande, la foto col pusher, penso che sia di routine, no? L'avete fatta tutti, una volta nella vita. Che è? Che succede? Sta laggando non poco, tra l'altro, il gioco. Cosa che vuole sta cretina? Niente, non è niente. Ah, ovviamente si mette al computer, giustamente. Come tutti i The Sims di sempre. Allora, tra l'altro, a vendere le foto ci frutta qualche soldino, eh. Carica su Instagram, vai. A posto. Siamo già a 40 follower. Ho già 40 follower. Vai, prendi lo Xanax, già che ci sei. A posto. Ale. Top Xanax. Travis è qua, poverino, che è sconvolto. Ora, vesciche a posto. Direi di dare un'accelerata, ragazzi. Dare un'accelerata. Sigarettina. Ma sì. Sigarettina dopo lo Xanax. Ale. Ah, chissà se riusciremo a farla smettere di fumare, Andreina. Che poi dopo devo trovare. Madonna, che è proprio bella lei, eh. Cioè, penso sia uno tipo... Cioè, vedete perché io faccio sempre personaggi femminili? A me i personaggi maschili non vengono, cioè non vengono bene. I personaggi invece femminili, in qualsiasi gioco, che sia Baldur's Gate, Dragon Age o The Sims, mi vengono meglio, cioè non so dirvi perché. Allora. Wicked. Non posso farvela vedere. Comunque, se succede che bomba un qualcuno, ovviamente succederà, ma lo taglierò perché ci sta. Ci stanno anche se è brutto dirlo, delle gravidanze indesiderate, secondo me, nel contesto della serie, no? Fa parte di me. Poi, ovviamente, c'ho anche le pillole. C'ho anche le pillole anticoncezionali. C'ho tutto. Il bonghino è qua. L'erba non gliel'ho comprata perché non lo so. Vabbè, compriamo anche un po' d'erba, dai. Compriamo anche un po' d'erba. Allucinogeni. Funghetti. E c'è pure l'LSD. Quanto costa l'LSD? Gradirei un trip. 10 dosi individuali di acido lisergico. Allora, avete mai letto il resoconto di Hoffman, il creatore dell'LSD? Il creatore inconsapevole perché l'hanno creato senza volerla l'LSD. Si chiama Il viaggio in bicicletta. Ovviamente il suo creatore, per testare le doti allucinogene dell'LSD, ne ha presa una dose da cavallo, perché l'LSD si calcola
in micropunte, microgrammi, micro ml, perché è talmente una droga talmente potente. Ne aveva preso una dose da cavallo e mentre l'LSD faceva effetto, ha preso la bicicletta e ha cominciato a girare per dove era lui. E dopo ha scritto un resoconto del trip. E c'è un libro molto bello che si chiama Il viaggio in bicicletta di Hoffman, che spiega praticamente tutti gli effetti biologici, filosofici, intrinsechi del trip che ha avuto. A proposito di trip, io ti devo comprare la ganja. Allora, droghe. Cos'è? Informati sulla vendita dell'erba. Ah, vedi che possiamo farlo anche noi. Compra la cannabis e poi dopo te lo chiedo proprio. Allora, abbiamo Purple Haze, che secondo me è quella olandese la migliore. Sour Diesel, quella che sa di diesel, sa di benzina, è proprio aspra come la benzina. Logicash, la californiana. Assolutamente non tra le mie preferite. L'Aurora Boreale, la più costosa. Questa qua è sativa, la Purple Haze, che tra l'altro io ho detto olandese, però la Purple Haze in realtà è la californiana per eccellenza. Vai, prendiamoci la Purple. Acquista l'abilità traffico d'erba. Voi non lo vedete perché c'è sotto la fe. Nuova abilità traffico d'erba acquisita permetterà di vendere l'erba. Salirà, le interazioni saranno sbloccate. Come faccio a vendere l'erba? Vabbè, io comunque ce l'ho, eh. Piano piano inizio a piantarla e a crescere anche di giardinaggio. Posso venderla solo ad amici, giustamente di chi mi fido. A posto. A posto. A posto. Sta cazzo di allergia? Ok. Calma, per aver assunto droghe. Madonna mia, che cazzo di miscuglio che sto facendo. Xanax, erba. Fuso per aver fumato l'erba, ok, a posto. Il bong ce l'ho nell'inventario. Ora vai a fare la pipì. Ah, è vero, c'è pure il test di fertilità. Tieni in prestito dell'erba, attenzione. Poi viene a girarmi le ginocchia se non gliela ridò. Allora, io direi che lo possiamo mandare a casa, che mi ha rotto i coglioni. A posto. Se ne va. Ah, va a lavorare. No, se, no, non va a lavorare. Perché se, ah, perché fa freddo, si è vestito così. Io comunque sto carburando qui, sto carburando. Ora direi che, ma posso tipo fare delle storie su Instagram, queste cose qui, social, svago, acquisti, attività, compro una clinica veterinaria, cerca lavoro, no, cazzo vuol dire comprare casa, chiama l'agenzia per le adozioni, le bollette, sociale, aggiungi una storia su Instagram, ecco questo qua, vai. Facciamo una storia. A posto. Continuiamo a crescere di follower. Siamo a 52. 52 follower. Che vado tipo in giro a farmi un girato da qualche parte. Tipo il parco. Palestra. Cos'è questo? Locale notturno. Magari dopo ci vado. La sera. Palestra. Bocciolo di Magnolia. Andiamo al parco, vai. No, senza Travis Scott. Questo vizio è andare in giro con la gente che avete tutti. Ah, vestita invernale, Andreina, veramente? Veramente? Ok. Chi c'è? Ah, salve signorina, scacchi. Vedazione amichevole, posso venderti della gancia, vediamo. Ma è un uomo o una donna? Ah, è un uomo. Droghe. Allora, droga, posso vendertela? Utilizzo autonomo di droga. Vediamo tutte le droghe che ci sono. Gli steroidi ci sono pure. Cannabis. Assegna fumatore. Fumatori d'erba. Fumatori di cannabis randomizza. Vai. A posto. Poi dovremo lo farò tutte le droghe. Vai, gioca col cretino, vai, gioca col cretino. Vai, gioca a scacchi. Che è successo? Molto concentrato. Ah, sono in fissa. Sensazione di soddisfazione. Fuso. Calma. Arredamento gradevole.
Fame chimica. Ah, c'hai fame, Andreina, non c'è tipo un coso di hot dog, qualcosina. Se no, fra un po' andiamo a casa. Io direi, non penso ci siano sbirri nei dintorni, direi di farci un'altra fumatina. Vai. Oh. Oh. Selfie, ma sì, dopo che ho fumato ci sta il selfie. Madonna mia, guarda gli occhi. Guarda gli occhi. Sono fighissimi questi selfie, li voglio, li voglio. Ci siamo fatti anche una sigarettina, vai. Minchia, Nina Caliente, questa qua è famosissima nella lore di The Sims. Aspetta che la vado a salutare. La vado a salutare. Salve, salve. Ma che uomo grosso. Come si chiama? Guido, grande. Droghe, niente. Presentiamoci anche a Guido. A posto. Lui chi è? Lui chi è? Lui è un bel ragazzo. Attinto un terzo, un nobile, presentiamoci, presentiamoci. Vai, iniziamo a creare i rapporti alla quale poi venderò la droga. No, lo Xanax no. Madonna, è grossissimo, che cazzo fa? Il butta fuori. Chiacchiere. Chiedi la carriera, vediamo. Che vocione, mamma mia, Kratos. Salve, salve. Conosciamo gente. Lo Xanax sta scendendo, mi sa. Ok. A posto. A posto. Arrivederci. Flirt, sto vedendo un po' di interazioni. Azioni, attrazione. No, vabbè, qua penso che sia una roba a parte. Direi di tornare a casa. Ok, sto tornando a casa. Il primo episodio direi che siamo più o meno in dirittura d'arrivo. Sono le 6. Io direi che di andare a farci una doccina. Fai una doccia veloce. Fai una doccia veloce. Doccia perché siamo stati al parco, abbiamo fumato. Ah, non posso entrare. Ah, devo girarla. Aspetta, aspetta. Giustamente, c'è il bagno, c'è il water di mezzo. Ah, attenzione, è vero, c'è la nudità integrale con la mod. Vabbè, censurerò quello che devo censurare. Lavandino, lavati i denti, niente, la fame sta aumentando, io direi di... Service cena, formaggio grigliato, ravioli vegetali, vai. Un po' buia la casa, o sbaglio? Qualche luce da qualche parte andrebbe messa. Illuminazione. Vai qua. E qua. Qui mettiamo la plafoniera, quella da a palla che abbiamo avuto tutti da piccoli. A posto. Ok. Fatto. Quanti soldi ho? Porco demonio. Devo andare assolutamente a lavoro. Ciù, vai con questi ravioli vegetali. Vai. Mangia, mangia. E sapete cosa succede dopo mangiato? Incrementare la concentrazione del cancro ai polmoni, malattie al cuore. Attenzione! Ci hanno aggiunto pure cancro a queste cose qui? Infarti? Sarebbe fighissimo! Beh, giustamente per le droghe c'è l'overdose, per tipo se ti fai troppe righe di coca può venirti un collasso, e anche per le sigarette. Magari a lungo andare, invecchiando, sarebbe bellissimo. Però vabbè, noi come tutti i fumatori ce ne freghiamo. Vai. Vai con la sigarettina, vai. Ora, che dobbiamo fare? Ah, è vero, le foto. Poi direi che per oggi, ragazzi, possiamo salutarci. Allora, questa. E questa del parco, che è incredibile. Eccola qua. Questa qua del parco è bellissima. Questa qua, là. Questa qua la possiamo tranquillamente vendere, che non si vede nulla. Anche questa, sto facendo proprio il book fotografico sul muro. Questa la mettiamo su Instagram. Vai, a posto.
A posto, che ore sono? Ma direi di mettere Andrina a, attenzione, a guardare la TV, a guardare la TV, canale comico, dai, così acquisisce anche un po' di comicità. Xanax, quanto ce ne manca? 19 Xanax, dovremmo gestirceli bene. Domani andremo a lavoro, ragazzi, noi comunque ci vediamo nel prossimo episodio. Ci sta come inizio? Andreina è pronta a affrontare la sua vita, cioè fuma, erba, tabacco, lo Xanax perché poverina è un po' ansiogena e ci vediamo con l'epopea di Andreina nella prossima puntata. Serie un po' tranquilla, un po' chill con The Sims che comunque è molto estivo, molto rilassante e ci sta. L'epopea di un'altra Andreina perché ormai c'è Andreina in ogni serie è arrivata nelle nostre vite.